Arriviamo adesso ad un comando, ad una modalità di disegno, sempre interattivo, che possiamo definire prevalente all'interno del mondo dei progettisti CAD. Questo metodo di disegno di precisione prende il nome di Snap. È attivabile sempre tramite la barra di stato, tramite l'icona relativa, e può essere settato tramite il pulsante adiacente. Questo comando di snapping ci permette sostanzialmente di agganciare i nostri vertici in determinati punti di forme già disegnate, di linee già disegnate. Questo ci consente quindi sostanzialmente di assicurare con un semplice clic la posizione delle nostre linee, dei nostri punti, dei nostri oggetti in modo preciso e quindi legato, diciamo così, alla posizione reciproca rispetto ad altri elementi. Vediamo immediatamente come funziona. Andiamo sul nostro schermo e andiamo a disegnare una linea con un orientamento qualsiasi. Supponiamo adesso di voler fare un altro segmento che sia perfettamente ortogonale a questo segmento già disegnato. Andiamo nelle opzioni di snapping e assicuriamoci che lo snap perpendicolare sia effettivamente abilitato. A questo punto clicchiamo con il comando linea per disegnare la nostra seconda linea in un punto qualsiasi di questo schermo, di questo spazio lavoro, e nel momento in cui ci avviciniamo con il nostro mouse alla linea già disegnata, vediamo apparire un piccolo simbolo che identifica proprio lo snap perpendicolare. Quindi questo significa che se adesso faccio un clic per confermare il vertice con il mio mouse, anche se il mio mouse non ha ancora raggiunto la linea e soprattutto non ha raggiunto il punto esatto di perpendicolarità di questa linea, è sufficiente quindi, dicevamo, cliccare per confermare la posizione agganciata dallo snap. Nello stesso modo possiamo disegnare un'altra linea e decidere di farla terminare nel vertice del segmento già disegnato, quindi proprio in corrispondenza dell'inizio di questo segmento. Anche qui, come è possibile osservare, nel momento in cui ci avviciniamo con il mouse compare un simbolo verde. È un simbolo differente rispetto a quello di prima perché identifica un altro snap, un altro punto di snapping che AutoCAD ci suggerisce. E anche qui, volendo, possiamo cliccare per confermare l'aggancio in questo punto. Ovviamente ci possono essere dei casi in cui la nostra linea può intercettare più snap vicino a quelli già presenti. Ad esempio in questo caso è possibile vedere che intercettiamo lo snap intersezione, ma anche lo snap di punto finale della linea già disegnata, che nel nostro caso ovviamente coinciderà. E subito accanto abbiamo lo snap perpendicolare. Quindi bisogna prestare attenzione ai simboli che vengono mostrati da AutoCAD per essere sicuri di utilizzare il punto esatto, il punto corretto di snapping che intendiamo usare. Vediamo ora come mettere in pratica ciò che abbiamo spiegato nella lezione sugli snap. Riprendiamo l'esercizio svolto nella esercitazione precedente per aggiungere delle linee, in particolare quelle di colore blu, a questo disegno. Queste linee, se facciamo attenzione al disegno della traccia, sono collocate, sono disegnate in modo strategico, sfruttando alcuni punti noti del disegno. Allora, per iniziare questo esercizio, innanzitutto verifichiamo che siano attivi gli snap necessari e quindi coinvolti in questo disegno. Andiamo nella barra di stato e verifichiamo dall'elenco che siano attivi lo snap punto finale, punto centrale, intersezione e perpendicolare. A questo punto possiamo iniziare il nostro disegno. Andiamo sul comando linea
e andiamo innanzitutto a costruire le prime linee di appoggio. Verifichiamo che si attivi l'icona che identifica lo snap punto finale, clicchiamo e andiamo a intercettare l'altro snap punto finale. Stessa operazione per le altre linee che vediamo nella traccia. In questo caso a video compare la retta che identifica il puntamento polare. Allora, per non confonderci e quindi per non sbagliare il nostro disegno, visto che non stiamo utilizzando il puntamento polare, possiamo disattivarlo dalla barra di stato, in modo da essere certi e sicuri che andiamo a cliccare, quindi andiamo a sfruttare soltanto gli snap. Completato il disegno, verifichiamo ovviamente dalla traccia che tutte le linee necessarie siano state disegnate e abbiamo avuto in qualche modo una riprova che l'operazione di disegno con il supporto degli snap attivi ci facilita il processo di creazione, quindi di precisione del nostro lavoro all'interno di un software CAD.